Si è tenuta questa mattina, nella splendida Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino Baston a Vicenza, la conferenza stampa di presentazione della Final Four di Supercoppa 2020. L'evento, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Mastergroup Sport, apre ufficialmente la stagione del volley femminile e segna la ripartenza dello sport italiano dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria. Alla conferenza stampa, presentata dalla responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Consuelo Mangifesta, sono intervenuti il sindaco del comune di Vicenza, Francesco Rucco, il direttore generale di Mastergroup Sport, Antonio Santamaria, ed il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris. Presenti, inoltre, gli allenatori e le capitane delle quattro squadre semifinaliste. Occasione quindi per testare il posto alle protagoniste di un evento che si pronuncia indimenticabile. Sabato le due semifinali in diretta a Rai Sport, mentre domenica la finalissima in diretta su Rai 2. Beh sì, diciamo che sarà tutto nuovo per noi poter giocare fuori. È una partita importante, quindi sicuramente si punterà a dare il massimo. L'affronteremo un po' così, vediamo come andrà, ovviamente non sappiamo niente nel tempo né niente, quindi domani quando arriveremo giocheremo con le condizioni che ci saranno, sarà comunque una grandissima gioia poter di nuovo giocare. Questi è un contorno bellissimo, difficile, però l'importante è poter giocare a pallavolo. Beh, la presentazione promette bene, eravamo un po' scettiche, però devo dire che quando ho visto la location stamattina è veramente affascinante, sarà molto bello giocare qua credo, e con qualche difficoltà magari perché non siamo assolutamente abituate, però pensiamo alla partita e sarà una bellissima sfida. Siamo davvero contenti di poter tornare in campo dopo così tanto tempo. Sarà una partita emozionante su più fronti, oltre perché essere una semifinale e giocheremo appunto contro tante nostre ex compagne e amiche. Quello che è importante adesso è concentrarsi sul nostro gioco, cercare di uscire dalle difficoltà che ci saranno al meglio, e sappiamo che Conegnano è una squadra molto completa, quindi non abbiamo neanche molti dati su cui poterci basare, ma cercheremo di fare il meglio dalla nostra parte del campo, poi quello che succederà, succederà. Magari a parte il ritmo penso che sia più una questione di rompere il ghiaccio, perché sono tanti mesi in cui non ci sono partite ufficiali, non c'è stata neanche la nazionale quest'estate, quindi è una situazione nuova un po' per tutti, e penso che il fatto di aver giocato già queste due partite ci possa aiutare soprattutto all'inizio della gara, e se saremo brave potremo sfruttare al meglio l'occasione. Sì, ecco, veramente questa è stata una grande sfida, come dicevo, e la sfida più importante è stata quella di cercare di livellare il campo e metterlo tutto su un unico piano, perché la piazza comunque ha una conformazione a dorso di mulo, per cui non è stato facile per nulla creare una pedanatura che consentisse di mettere su un piano unico il campo. Sicuramente poi ci saranno nel corso dell'evento coreografie e spettacolarizzazioni, ovviamente essendo outdoor e non essendoci il pubblico il tutto sarà un po' più limitato, ma la cornice di questa piazza basta da sola a dare una sensazione unica e una coreografia che è veramente unica e speciale nel suo genere. Lo avevamo promesso, quando tutto si è fermato abbiamo detto che alla ripartenza avremmo fatto qualcosa di straordinario, perché in quel momento eravamo al top, eravamo sul tetto del mondo, col club campione del mondo, eravamo sul tetto d'Europa con tutti e tre i club vincitrici delle competizioni europee, non potevamo cominciare in maniera diversa, se non con un grandissimo evento, e questo di Vicenza è un grandissimo evento. Devo dire che tutti hanno dato il meglio, la città si è messa a disposizione, abbiamo avuto tanti sponsor locali, l'organizzazione dell'amministrazione veramente con una disponibilità straordinaria, Mastergroup che ha fatto un lavoro strepitoso, basterà vedere insomma le soluzioni adottate per mettere il campo rosa appunto in Piazza dei Signori, la Rai che ci dà la diretta addirittura domenica su Rai 2 e noi che abbiamo portato il meglio che c'è della pallavolo europea e mondiale. Ci manca solo un'ultima cosa, e per questo noi che crediamo nel pomeriggio andremo alla Madonna in Monteberico, perché ci manca solo che il tempo sia clemente con noi, perché per il resto sarà veramente uno spettacolo strepitoso.